Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. Ieri insieme a mio marito abbiamo fatto una lunga passeggiata a Venezia. Era una giornata assolata e tiepida, così ci siamo presi un po' di tempo per noi. In una calle abbiamo visto una scenetta graziosa. Un gabbiano stazionava davanti a una finestra di una cucina, come si intravede nella foto. Sembrava aspettare che qualcuno lo imboccasse. Sembrava così sicuro e coraggioso nell'attesa che non si era scomposto per nulla mentre noi facevamo le foto. La situazione curiosa mi ha fatto riflettere, perché so che i gabbiani non vogliono far fatica per procurarsi il cibo. In genere si nutrono di avanzi che l'uomo lascia a loro. Nelle città si aggirano dove sono depositate le immondizie. Praticamente sono degli uccelli piuttosto pigri, che nulla fanno rispetto a tanti altri animali che con fatica si cercano il cibo necessario. Anche noi qualche volta assumiamo l'atteggiamento del gabbiano, un uccello che aspetta sempre di trovare il cibo pronto. Aspettiamo che siano gli altri a cibare la nostra anima, magari con la predica della domenica, con una meditazione già pronta. Cerchiamo materiale già preconfezionato in rete. Non dico che questi supporti non siano validi, ma sono una parte di quello che ci serve. Quello che diventa indispensabile per la nostra crescita è la lettura e la meditazione della parola di Dio, fatta con costanza e con metodo. Questo è il modo migliore per renderci credenti forti, capaci di discernere il bene dal male, capaci di non farci influenzare da false dottrine, capaci di insegnare ai nostri figli regole di vita corrette, capaci di ubbidire alle istituzioni rispettando la legge, capaci di rispondere della nostra fede a chiunque ce ne chiede conto. Praticamente, più leggiamo e meditiamo, più saremo in grado di vivere mostrando Cristo agli altri. L'Apostolo Paolo nelle sue lettere ci invita spesso a crescere, a progredire, ad abbondare, per diventare sempre più sale e luce per questo mondo che non ha più nessun punto di riferimento valido. Vorrei invitarvi a prendere in seria considerazione questa sfida, perché ne vale del nostro futuro. Nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, al verso 9, è scritto così: «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio». Buon lavoro, cari ascoltatori, ciò che seminiamo nel nostro cuore sarà nel tempo un raccolto prezioso per la nostra anima. Un caro saluto!